Allora, questo boss è facile. Inizialmente c'è questa parte dove fa un raggio che spunna. A un certo punto compare la scritta, non questa è di evadere il cerchio. Compare la scritta di stare tutti uniti ed è importante che stiamo tutti uniti, perché se non ci mettiamo vicino non condividiamo il danno e il boss shotta la persona su cui salta. Ecco, queste cose al solito bisogna evaderle con il rollo, il teletrasporto in base alla classe che siete. Comunque, in linea di massima è un boss. Ecco, vedi, ora dice di stare vicino. Ecco, come vedete ha shottato il mago. Il mago perché se ne stava per i cazzi suoi, perché quello che devono capire Ranged è che non possono ragionare sempre la Ranged, ah io colpisco a distanza e me ne sto a distanza. Non funziona così, non funziona sempre così. Quindi i ranged devono capire e devono stare vicini al momento occorrente. Però si rischia di fare veramente una... Ecco, tipo come... Vabbè, niente, me l'ho distrutto un attimo, però fortunatamente non è successo niente. Ecco, questi raggi, cerchi a terra, cioè a prescindere dal boss che fate, questa è la base. Skill gialla si blocca, raggi a terra si evadono. Ecco, io tipo ora non sono arrivato in tempo perché ha fatto una doppia mossa il boss. In questi casi è un attimino complicato, però... Non ci ha shottato per miracolo il boss perché a malapena siamo arrivati vicini. Però non si deve arrivare all'ultimo secondo. Dico, sapete come funziona, bisogna prevedere queste cose. Stop. Fine della storia. Adesso qualcuno rompe lì quella palla. Prossimo boss.